Ciao e benvenuto su ABC Django o jazzmanouche.it se sei entrato dall'articolo che hai trovato in rete. Voglio darti il benvenuto in questo video dove voglio condividere con te diciamo quello che ho imparato in questi anni riguardo la chitarra manouche. Ho deciso di fare un video diciamo riassuntivo di quelli che secondo me sono i criteri principali per imparare questo genere, o meglio per introdursi a questo genere. Mi presento, io sono Alain Bonelli, suono con un gruppo qui nella zona, in Abruzzo, e diciamo sono appassionato alla musica di Django, quindi al jazz manouche, tutto ciò che riguarda questo genere, ormai da qualche anno. Quindi facendo jam, concerti, masterclass, e chi più ne ha più ne metta, ho immagazzinato, diciamo, una sorta di mio bagaglio che desidero condividere con te. E terminando questa breve introduzione, voglio introdurti appunto a questo video dove presentiamo tutti gli argomenti di questo chiamiamolo videocorso. Allora, la prima cosa che andremo ad affrontare è appunto la chitarra manouche, come è formata, quali sono le sue caratteristiche. Seconda cosa, andremo a vedere tutto ciò che riguarda la pompe manouche, quindi tutto ciò che riguarda la mano destra e la mano sinistra, per poi arrivare alla tecnica del restroke, per poi arrivare a qualche accenno sull'improvvisazione, quindi parleremo di arpeggi e qualche accenno sulle scale. Diamo il via a questo video. Bene, allora, come prima cosa, dicevamo, questa è una chitarra manouche. Allora, proprio per introdurre questo video, ho voluto parlare di questo argomento perché spesso, mi vengono fatte delle domande su che differenza c'è tra una chitarra acustica normale e una chitarra manouche. Beh, allora, la prima cosa importante da dire è che la sua costruzione è completamente diversa rispetto a una chitarra acustica tradizionale, a partire dall'incatenatura, ovvero tutto ciò che riguarda la costruzione interna della chitarra, per poi andare a vedere ciò che riguarda proprio l'estetica della chitarra, dove non abbiamo le corde attaccate al ponte come nella chitarra tradizionale, ma attraverso questo tendicorda, questo reggicorda, che si usava, diciamo, nelle chitarre dei primi anni 30. Queste erano le chitarre acustiche dell'epoca, e insomma, praticamente anche questa caratteristica genera il suono che tanto ci piace delle chitarre manouche. Poi la buca può essere ovale o a D, o con le F, insomma ce ne sono veramente di svariate. Puoi vedere nell'articolo che ti lascio in descrizione tutte le caratteristiche sulla chitarra manouche. E poi abbiamo la lunghezza del ponte, che è leggermente più lunga rispetto alla chitarra acustica tradizionale. Infatti abbiamo l'attacco al 14° tasto anziché al 12°. E a parte questo, poi alla fine, come ti dicevo, quello che differenzia in modo particolare questa chitarra da una chitarra acustica tradizionale è proprio il suono. Vedi che il suono è molto inscatolato. Okay. Mentre per quanto riguarda la solistica, appunto ha questo suono che deve essere proiettato il più possibile verso l'esterno, verso chi ci ascolta, e quindi il suono che ne viene fuori è una sorta di questo tipo. Proseguiamo con il prossimo argomento. Bene, allora, il primo argomento per approcciarci proprio alla tecnica della chitarra manouche, a mio parere dovremmo partire assolutamente dalla ritmica, quindi la pompe manouche, si chiama così,
questa tecnica che praticamente comprende l'emulare un po' il suono che è anche la batteria, in ritmo shuffle, se vogliamo, in ritmo swing, che si suonava e che si suona tutt'oggi nel jazz. Infatti questo genere che vuole fare? Vuole emulare il jazz, però con le sonorità che erano quelle della musica gitana, della musica zingara, ecco. E quindi andiamo a prendere prima la parte ritmica, che può essere un ritmo di questo genere. E la parte armonica, quindi gli accordi. Sentirai che il ritmo è ben scandito da alcuni movimenti che generano proprio il tipico ritmo, la tipica sonorità della pompe manouche. Partiamo con il primo aspetto della pompe manouche che riguarda la mano destra. Allora, la mano destra deve essere completamente rilassata e nel momento in cui andiamo a fare la pennata, deve la nostra mano destra, se siete destri ovviamente, se siete mancini è tutto invertito, la mano destra deve poter compiere una sorta di rotazione con il polso libero. Quindi praticamente il braccio si poggia con il gomito sul corpo della chitarra in questa posizione qui e andiamo a tenere libero il polso in modo tale che può muoversi con diciamo con, appunto con libertà. Ok, mi sposto un attimino, ti faccio vedere anche da questa angolazione. Ok, abbiamo parlato della mano destra. A questo punto automaticamente parleremo anche della mano sinistra, del suo ruolo. Sono entrambi fondamentali, infatti la sincronia tra queste due mani ci caratterizzerà il suono tipico della pompe manouche. In particolare la mano sinistra, quello che va a fare è una sorta di pulsazione, quindi la pompe, proprio questo pompare sul manico. Cosa succede? Praticamente, senza estremizzare troppo la cosa, andremo a pulsare, quindi andremo a premere sulle corde soltanto nel momento in cui vogliamo dare accento a questo accordo, no? Quindi. Sto estremizzando un po', ma proprio per farti capire. Che la mano sinistra ha un ruolo fondamentale, perché nel momento in cui noi non premiamo sulle corde, andremo a creare una sorta di stoppato, che però non è proprio uno stoppato completo. Infatti, verrà comunque fuori un suono, seppur più leggero, dell'accordo. Parlando del terzo argomento, quindi, andiamo a parlare di accenti sulla pompe manouche. Allora, c'è da dire che nella pompe manouche vengono rispettati i criteri che seguiamo anche nello swing, quindi nel jazz, dove viene data più priorità, quindi più accento sul 2 e sul 4. Quindi, quando pensiamo, dobbiamo pensare sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi sempre 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E quindi praticamente sul 2 e sul 4 noi andremo a dare l'accento fondamentale. Per garantirci proprio questa comprensione della ritmica, no? Tornando all'argomento di prima, abbiamo che sull'1 e sul 3
la mano spinge sul manico, mentre sul 2 e sul 4 si allontana, ma leggermente, non del tutto, dal manico, appunto, e genera questo suono che appunto ci ricorda un po' la batteria nello swing, no? Quindi le spazzole. Bene, per finire passiamo, diciamo, a delle considerazioni finali che mi sento di dirti, quindi dei consigli, una sorta di consigli che vorrei darti per la pompa manouche, per apprenderla al meglio. Allora, per quanto riguarda il tempo, allenati su un tempo non troppo veloce. Quindi, ecco, anche questo che ho utilizzato io, che sarà intorno ai 130-140 bpm. Cerca di non estremizzare i movimenti che comprendono questa ritmica. Infatti sento molti che per iniziare riprendono un po' quello che si sente in giro, che spesso non è per forza la forma tradizionale di questa ritmica. Fanno una sorta di articolazioni, di cose varie che tante volte ci distraggono proprio dal punto focale, che è quello di mantenere la ritmica il più semplice possibile, perché proprio nel jazz manouche quello che si cerca dal chitarrista ritmico è un'assoluta precisione del tempo e niente più. Quindi tutto ciò che riguarda gli arricchimenti ritmici, quelli poi li lasciamo al solista, quindi cerchiamo di non strafare troppo. Quindi questo è il mio primo consiglio, quello di allenarsi su un tempo lento senza articolare troppo la ritmica, quindi allenandoci solo sulla pennata in giù. Secondo consiglio che mi sento di darti è quello di allenare la mano destra in modo tale che garantisca una pennata secca e decisa, perché se noi andiamo a riprendere la plettrata della chitarra acustica tradizionale, questa pennata non si sposa bene con questo genere, ecco, perché quello che dobbiamo poter fare noi è arrivare a dare un colpo secco che va dalla prima all'ultima corda, se possibile con gli accordi che stiamo suonando, in modo tale che sia un suono unico, come se fosse un pianoforte, dove premiamo tutti i tasti allo stesso momento. Quindi, ok? Questo potete allenarlo anche senza tempo, quindi cercando di mettere focalità, quindi attenzione su questo aspetto qui. Ricorda la rotazione del polso. Mano leggera e cercare appunto di sentire l'accordo come un'unica parte e non questo. Quindi non sgraniamo l'accordo, ma colpo secco. Altro consiglio che mi sento di darti, assolutamente, questa dovrebbe essere la prima cosa che dovresti considerare, è la leggerezza quando andiamo a suonare. Troppo spesso sento ragazzi, persone che sia nelle jam che quando mi fanno vedere la ritmica la suonano in questo modo. Questo assolutamente non è buono per diversi fattori, sia perché ci mandano fuori strada per quanto riguarda il tempo e quindi focalizzare bene proprio il tempo del brano, e sia perché in questo modo qui perderemo le energie necessarie per affrontare tutto il brano, cose che magari all'inizio non consideriamo ma che sono assolutamente d'impatto
quando iniziamo a suonare, perché se noi suoniamo dall'inizio alla fine con questa enfasi, con questa portata, arriviamo al punto che alla fine del brano sicuramente avremo rallentato il tempo perché siamo stanchi, perché abbiamo finito la nostra energia. Invece, mantenendo un tempo leggero, quindi anche una rilassatezza mentre suoniamo, io consiglio anche sempre di stare con la schiena dritta perché ho una sorta di problemi e quindi cerco sempre di mantenere una postura corretta, ma questo è del tutto soggettivo, e appunto una leggerezza. Questa leggerezza ci garantirà appunto un suono secco, preciso, che non darà fastidio assolutamente al nostro solista. Questo è un altro aspetto fondamentale da considerare, perché noi non dobbiamo ostacolare il solista nel suo assolo, per l'appunto, nella sua improvvisazione. Spesso avremo a che fare con sassofoni, violini, che non hanno problemi di volumi, ma quando abbiamo a che fare con altri chitarristi, se non hanno una tecnica perfetta, eccellente, dove il suono emerge in maniera importante, il suono medio, diciamo, del chitarrista medio non permette di emergere se noi andiamo a suonare con questa portata. Quindi questo è di fondamentale importanza, ecco. Bene, un altro argomento importante a questo punto per quanto riguarda le basi del jazz manouche è la conoscenza degli accordi. Accordi che spesso non vengono utilizzati nella forma tradizionale che conosciamo. Ecco, per l'appunto, prima ti mostravo alcuni accordi. Se ad esempio dobbiamo prendere un La minore della chitarra tradizionale, viene usata questa forma qui. Nel jazz manouche spesso si predilige l'utilizzo della sesta e quindi andiamo a prendere questa forma qui. Perché vengono utilizzate queste forme molto particolari? Beh, perché nella pompe manouche, come ti spiegavo prima, abbiamo bisogno di un suono inscatolato, con corde possibilmente non che risuonino a vuoto, quindi come in questo caso, ma dobbiamo avere la possibilità appunto di premere e stoppare, anche se parzialmente, queste corde. Ecco perché poi vengono utilizzate queste forme, ma anche perché, come sappiamo, Django aveva una menomazione, quindi una malformazione alla mano dovuta a un incidente. Penso che tu sappia questa storia del fatto che fu vittima di un incendio nella sua roulotte e quindi aveva queste due dita praticamente fuse l'una con l'altra e doveva inventarsi per forza di cose anche delle posizioni comode per lui, e noi oggi riprendiamo un po' anche queste forme di accordi. Quindi La minore, Re minore sesta e Mi settima. Questi tre accordi comprendono, diciamo, quelli che sono gli accordi base di minor swing, come vogliamo chiamarla, che sono, diciamo, uno dei brani più conosciuti e uno dei primi brani che impariamo in questo genere, perché con questi soli tre accordi, arriviamo a fare un brano. Possiamo addirittura, suonarlo con una sola posizione, che appunto è questa, La minore, a partire dal quinto tasto. Re minore a partire dal decimo tasto, stessa forma, Mi settima a partire dal settimo tasto, ma con il basso sulla quinta corda, che però volendo possiamo utilizzare premendo anche il settimo tasto sulla sesta corda. E quindi paradossalmente potremmo suonare il brano solo con questa posizione. Bene,
L'argomento successivo di cui andremo a parlare per quanto riguarda l'apprendimento base del jazz manouche è appunto la tecnica del rest stroke. Prima abbiamo parlato di mano destra, di quanto è importante tenerla rilassata nella ritmica, ancora più importante è tenerla rilassata durante la parte solistica, quindi nelle nostre improvvisazioni. Una tecnica che viene a nostro favore per farci comprendere meglio l'utilizzo della mano destra in questo genere è appunto la tecnica del rest stroke. Che cosa ci dice questa tecnica? Ci dice che ogni qualvolta dobbiamo cambiare di corda, quindi se dalla prima corda dobbiamo passare alla seconda corda, questa pennata dovrà essere in giù. Ok? Ma partiamo da sopra perché è più semplice comprendere la cosa. Quello che andremo a fare è battere sulla corda di Mi per poggiarci, quindi rest, riposare sulla corda di La. Vedete che io, come ho fatto questa plettrata, mi sono già appoggiato sulla corda successiva. Stessa cosa sulla corda di La, che si poggia sulla corda di Re successiva. Bene, per aiutarci a comprendere meglio questo argomento, ci viene in aiuto questo esercizio che fa così. Che cosa abbiamo fatto? Praticamente abbiamo suonato dal quinto tasto, quinto, sesto, settimo tasto, siamo andati giù e, come vi dicevo prima, nel momento in cui siamo arrivati sul terzo tasto, il mio plettro è già appoggiato sulla corda di La e andremo avanti con l'esercizio andando a suonare quinto, sesto e settimo tasto della quinta corda. Ci poggiamo a sua volta sulla corda di Re e proseguiamo quinto, sesto e settimo tasto. Andiamo avanti e ci muoviamo in terzine, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una volta che siamo arrivati giù, proviamo a salire. Qui il gioco si fa più difficile, ma questo ci serve proprio per capire fino in fondo cosa vuol dire utilizzare la tecnica del rest stroke. Sì, perché, come vi dicevo, ogni qualvolta dobbiamo cambiare di corda, poter eseguire una plettrata in giù. Quindi 5, 6, 7, dobbiamo salire. Quindi il plettro va a scavalcare la corda e va a suonare quinto, sesto e settimo tasto della seconda corda con la plettrata in giù. Quindi l'esercizio completo, cercando di rispettare sempre la plettrata in giù, è questo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ovviamente mettete un metronomo e cercate di eseguire questo esercizio a tempo e cercando man mano di velocizzare la cosa. Questa cosa qui vi garantirà davvero una ottima comprensione di questa tecnica e quindi vi porterà al passo successivo, che è quello di imparare qualche frase riguardo il jazz manouche rispettando appunto questa tecnica. Perché viene eseguita questa tecnica? Perché la mano destra, essendo libera, quindi non poggiando sul ponte come nella chitarra tradizionale,
modo di far suonare la chitarra in maniera più importante, quindi riuscendo a far vibrare la chitarra in modo completamente diverso rispetto a quello della chitarra tradizionale. Ecco perché magari se ascoltiamo le registrazioni di Django sentiamo appunto questo volume molto importante, soprattutto questo tono della chitarra veramente ricco, seppur con chitarre che all'epoca non avevano tutta questa eccellenza di suono, però appunto la magia di Django, come anche dei chitarristi che sono venuti dopo di lui, era appunto quella di riuscire a tirare fuori il più possibile il suono da queste chitarre grazie a questa tecnica, che questa tecnica deriva un po' dagli strumenti tradizionali, quindi il mandolino. Tutti gli strumenti, diciamo, che venivano utilizzati prima della chitarra. Andiamo a parlare di arpeggi. Perché parliamo di arpeggi? L'arpeggio non inteso come l'arpeggio che suoniamo sulla chitarra tradizionale. Non questo. Bene, cosa vuol dire suonare un arpeggio? Vuol dire suonare ogni nota che comprende l'accordo. In questo caso prendiamo ad esempio il La minore sesta, andiamo a suonare tutte le note del La minore sesta, quindi primo, terza minore, quinta, sesta, primo, terza minore, quinta, sesta e primo grado. Cosa ci serve capire questo concetto? Perché nell'improvvisazione è fondamentale conoscerli. Ad esempio, se andiamo a vedere gli assoli di Django, spesso venivano caratterizzati dall'esposizione di questi arpeggi, seppur in maniera molto arzigogolata, quindi con degli arricchimenti molto belli, che però fondamentalmente andavano a finire sulle note fondamentali dell'arpeggio, quindi la prima, la terza minore, la sesta, la quinta, la settima. E in questo caso andiamo a fare uno studio appunto su tutti gli accordi, su tutti gli arpeggi che comprendono gli accordi di minor swing. Voglio proporti questo esercizio in modo tale che arrivi anche tu a fine di questo video a fare un'improvvisazione tua seguendo questi arpeggi. Quindi ti ho fatto vedere il primo arpeggio, andiamo al secondo arpeggio, quindi di Re minore sesta, e l'arpeggio è questo. Quindi quinta, sesta, prima, terza minore, quinta, sesta, prima, terza minore, quinta, sesta. Torniamo indietro, sesta, quinta, terza minore, prima, sesta, quinta, terza minore, prima, sesta, quinta. Andiamo poi sul Mi settima. Quindi andiamo a suonare terza maggiore, quinta, settima, prima, terza maggiore, quinta, settima. Maggiore, quinta. Torniamo indietro. Quinta, terza maggiore, prima, settima, quinta, terza maggiore, prima, settima, quinta, terza maggiore. Ok, una volta che abbiamo compreso un po' la posizione di questi arpeggi, andiamo a fare questo esercizio. Prendiamo la base di minor swing, possiamo registrarcela anche noi in
maniera molto molto lenta inizialmente, quindi anche così. Con questa velocità e andiamo a estrapolare ogni arpeggio e lo andiamo a suonare a tempo, cercando di cadere per l'appunto ogni fine dell'arpeggio con l'inizio dell'altro. Ti faccio un esempio pratico. Con queste forme di arpeggio andiamo a creare la nostra improvvisazione e ora vi darò una dimostrazione. Bene, cerchiamo di mantenere le forme di arpeggio il più semplici possibili per poi articolarle. Questo, diciamo, era un esempio di improvvisazione, comprendendo un po', gli argomenti che ci siamo detti per quanto riguarda gli arpeggi. Diciamo, questo è, nel complesso, secondo me, un pacchetto, diciamo, base per quanto riguarda l'apprendimento del jazz manouche. Se hai bisogno di qualche aiuto in più, di qualche delucidazione, ti invito a contattarmi nelle informazioni che trovi in descrizione o nell'articolo se stai leggendo questo, se stai guardando questo video da jazzmanusci.it. E niente, spero di aver fatto una cosa buona con questo video, cercando di dare un quadro maggiore appunto alla comprensione di questo genere, e resto in attesa per qualche domanda, qualsiasi informazione nelle mie competenze. Grazie mille e viva Django!